Perfetto. Capisco. Capisco. Allora, stiamo per giocare uno Shaco Full Crit abbastanza serio in giungla. Sì, sono in Iron 1 perché voglio prima testare qui. Non so come mettere le box, sto perché Shaco giungla io non lo gioco mai. Questa è la cosa divertente, non gioco mai Shaco giungla. School Lesbian Shaco, what? Ce l'hai con me. E 40 secondi durano, quindi è 50, devo iniziare a piazzarli. Vediamo un attimo se questo patting funziona. Non faccio un patting con Shaco da un sacco in giungla, quindi non so più quale funzioni, sinceramente. Vediamo un po' se questo va. Comunque ho notato con tanta gioia che non ci sono più, cioè non va più di moda dire ah, sei Shaco, non serve il pull, come si faceva una volta. Ok, ha funzionato. L'ho provato un po' blind, ma ha funzionato, direi. Benissimo. I miei calcoli erano corretti. Allora. Mamma mia, sto wave killer di Shaco comunque è una cosa che ha solo lui. Dove cazzo è? What? Non la vedevo. Bello stun, Taric, bravo. Rip. Dovevo usare la E, mi è partita la Q. Devo un attimo riabituarmici. Riabituarmi a questo bellissimo campione. Ok. Mare, grazie del Prime. Benvenuto, benvenuto, carissimo, benvenuto. La domanda è cosa Maxo? Sembra tutto un po' merdoso. Una volta si maxava le per il danno, adesso però aumenta di 100 danni. La Q è ancora peggio. Forse vale la pena maxare l'OPV lo stesso per il clear. Oddio, però sono. Cioè, se faccio il Tiamat, però non mi serve più di tanto, eh. Non lo so, devo valutare, ragazzi. Ma se maxiamo e proviamo. Facciamo finta che sia il vecchio Shaco. Poi magari è una merda il max col DA comunque. Sto quasi valutando un max di Q. Ecco, il problema. Sapete qual è il problema dello Shaco? Shaco post 2017? È che non c'è una spell che fa danno. E quindi è difficile. Cioè, tu maxi lei sì, aumenta di 100 danni. Wow. Da 70 a 170 quando le maxate. Lo slow da 20 a 30%. Ok, lo applica anche con gli autoattacchi, però. Signor Mara Venier qua. Vabbè, dai. Qui è riuscito a non stunnare nessuno.
Vabbè, unlucky Mara Venier. Del resto alla sua età, ragazzi, cerchiamo di capirla. Bisogna perdonarla. Allora, e Tiamat lo prendiamo. Iniziamo a prendere un po' di scarpe. Non so dirvi se lo start di Tiamat stile 2014 ha ancora un senso oppure no. Vediamo. Vediamo. Quando parto il pulsare metti veramente tu ci imbroglia Twitch. Io ho messo la modalità automatica. Non so dirti quando vengono messe, so solo che vengono messe. Che probabilmente ho guardato. Invado perché tanto Mastery era top. Andiamo via, andiamo via. Non voglio mettermi a combattere contro sto tizio qua nella sua giungla. Che fa questo? Uè, Bobby! Vieni qua! Vieni qua, Bobby! Vieni qua, Bobby! Ok. Cioè, stiamo giocando un po' piano per adesso. Devo iniziare a pigiare sull'acceleratore qua, mi sa. Oh. Ok, dai. Meglio che niente. Però bot sta un po'... stanno un po' memando. È 0-5, a posto. Oh. Va bene, nada. Ci ho provato. Ok. Back. Shaco fa sempre danno quando si colpisce la schiena. L'hanno cambiato in mille modi la sua passiva, però il concetto è sempre quello, ecco. Mettiamola così. Io proverei static diretta, sapete ragazzi? Io proverei static diretta proprio. Io non so che dire. Io non so che dire con sta botline, ragazzi, è una tragedia. È una tragedia. Io vorrei vedere come cazzo muoiono di continuo. Ah, vabbè. Farmo un attimo, poi riprendo a gankare. Shaco è per le persone insicure. Piacerebbe sapere il perché. Ah, perché attacca la schiena, dici. Oh, GG. Madonna. Scomparuto. GG.
Nice. Oh, prendere l'eraldinio. Eraldinio. Brava Arika, ha seguito subito. Ciugatta, mi non fai un cazzo, non c'è la ulti. Cioè, o lo prendiamo adesso. Oh, facciamo così. Ti. Meno male Ciugatti mi ha dato una mano. Come avrei fatto senza di te? Come? E comunque tra clear e tutto non mi sta dispiacendo. Oddio, top c'è Herald facile. Quando vai su Minecraft? Kappa. Subito, Spites, ci sto andando in questo momento. Grazie mille del sub, caro. Fra, rip. La rischiamo? La rischiamo! Anche perché sono tutti al drago, quindi io devo prendere top lane. Secondo voi si arrabbia se gliela rubo? No. Tra fratelli si condivide. Ok. Beck! Ci prendiamo il nostro static. Il Cho'Gath tippa. Un po' esagerato sto TP secondo me, ma se ne è convinto, io per me va bene. Bel TP per togliere 200 HP alla torre. Benissimo. Combattimenti feroci. Allora, bot lane io non so come, ma Jinx ha più farm di Xayah. È morta 60 volte. Assurdo. Anche muoia quel minion. Tic. L'ho detto che Shaco ha ripreso ad assassinare, ragazzi, per qualche motivo. Sono contento di questo. È la static che ha fatto tornare agli albori. Ho detto che sta build è interessante per Shaco. No, non lo hanno buffato, semplicemente la static è un ottimo oggetto. È sempre stato un grande oggetto su di lui la static. Vedi sta Morgana mid lane, no? Ecco qua. Poverino, 0-4 questo. Bello. Poi, perché t'ha ancora una partita in R1 questa, però era per testare la build. Più o meno adesso. Dov'è la Lux? Dov'è la Lux, ragazzi? Ah, è già lì. Perso la mia occasione, vabbè. Bel flash Lux. Non l'ho presa di stun. My bad. Jinx è proprio scapocciata, ragazzi. Siamo focussati a Xayah. Noi focussiamo chi abbiamo in range.
Vado subito di Ravenous, direi. Poi quasi quasi provo un Infinity Edge. Cioè, scusa, io ho fatto la Q qua. C'era Xayah qua, sotto torre. E Lux qua, che veniva inseguita da Taric. Su chi vado, secondo voi? No, chiedo. Chiedo. Vado sulla Xayah sotto torre che mi può ultare o vado a uccidere Lux che la chiudiamo? Quella se la prende tutta. Che combattimento epico, ragazzi. When I int... Vabbè. Rip Careto. Oh, ha fatto una bella roba. Io c'ho cazzo, ci è andato il cambio, visto? Questa parcheggiata sotto torre proprio. 0-0-2. Sono Iron perché non ascolto i teammates. Ok. Ah, è back. Essence River è nella build. Tra i miei piani c'è anche l'Essence River, sì. Però volevo fare un bel Infinity Edge per adesso. Perché è un oggetto comunque che ad ora con questi oggetti mi dà 80 di AD. Non è poco. Aigo mid. Ha scelto lei, ragazzi. Guai se dite di no. Sì, sì, arrivo all'Herald, arrivo. Ok. Ciugat quanto è a staccarci. Stavo pensando di rubargli la Jinx per farla tiltare ancora di più. Direi che lo tiriamo ovviamente mid senza manco pensarci. Mara Venier. Tic. Vai, Shaco è tornato a essere un assassin, ragazzi. No, signorina, vieni qua. Oddio. Ma Master Yi ha ultato per uccidere l'Herald, ragazzi. Garen proprio non ce la può fare. Poverino. Ok. Coletto lo fai? Non lo so. Cioè, sto ancora studiandomela sta build. Me la sto ancora studiando.
Se dire patate in tedesco, se si dillo. Non lo dirò. Oddio, c'è Lux, oddio! Come ti permetti? Mossa dell'albanese! Ma non c'aveva la ulti, quindi va benissimo così. Sormeso ci starebbe. È che ci stanno tanti oggetti, questo è il fatto. Tic. Sembra bello strong con questi oggetti. Oddio, Jinx ha iniziato a fare le kill, ragazzi. Jinx ha iniziato ufficialmente a fare le kill. Ma sti TP? Pazzi! E qua Garen. Ok, dimmi di più, dimmi di più. Dimmi di più Garen, dimmi di più. Mossa albanese. C'è un oceano vivo qua. Adesso andiamo a prenderlo. Benissimo. Cosa sta succedendo qui? Ma cosa sta succedendo qui? Oh, oh, oh. Eeeh! Dodge. Il Garen arrabbiato, ragazzi. Il Garen arrabbiato. Non riuscivo a tirare il pugnale a questa, purtroppo. Quanto dura una partita? Tra i 20 e i 40 minuti, dipende quanto dura. Grazie, c'ho lifesteal, ma grazie. Prenderò volentieri. Rip, non ha fatto mangiare a Cho'Gath. Povero Cho'Gath! Prendo il Gromp e ho i soldi. Come vi sembra la build, ragazzi? Bella Rlor, Riol, non so mi si pronunci, grazie il Prime, benvenuto. Come vi sembra questo sciacco, ragazzi? Adesso, al di là che siamo in Iron. Allora, la build a me piace, la trovo un po' lentina forse all'inizio. Cioè, full build sei un mostro, però mi sembra un po' lentina all'inizio. Forse bisognerebbe mettere la Trinity al Trinity per togliere Infinity Essence River e velocizzare un pochino lo Spike. Oh. Cioè, guardate che danni però faccio adesso. Avete visto dei danni? Cioè, i danni ci sono e anche tanti. Solo che bisogna arrivare a full build. Tanto Garen che pusha top lane. No, Garen ci prende la T2. Oh no!
Mosse albanese. Ah shit, se va auto attacca. Beh, allora, forse la build andrebbe modulata in base a come va l'early game. Magari se va un po' peggio faccio Trinity, capito? La passiva con 100 stack è la static, uno degli ultimi oggetti inseriti. Mara Venier, dai, meriti l'onore. Anche Cho'Gath forse era un po' più onorevole di te, ma tutto sommato ho apprezzato, Quella rossa? So che colore è. Penso di sì. Ti riferisca a quello. Ok, va ancora testata un pochino.